Stai terminando la scuola media? Stai decidendo che cosa fare il prossimo anno? Stai prendendo in considerazione un istituto professionale? In questo video analizzeremo nel dettaglio il percorso agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane. Benvenuta e benvenuto a Speciale Orientamento, una serie di video informativi per aiutarti a scegliere la scuola secondaria di secondo grado. Il percorso dura 5 anni, al termine dei quali avrai un diploma di istruzione professionale, indirizzo agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane. Un diplomato in questo percorso si occupa della produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agroindustriali e forestali, offrendo servizi contestualizzati rispetto alle esigenze dei singoli settori. Interviene nella gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura e nei processi produttivi delle filiere selvicolturali. Questo percorso potrebbe essere la scelta giusta per te se ami la natura e i processi naturali, hai interesse per il mondo degli animali, hai una buona manualità e una buona capacità di adattamento, sei disposto a lavorare spesso all'aperto. Vediamo ora che cosa studierai. Le materie innanzitutto dell'area generale, italiano, inglese, storia e geografia, matematica, diritto ed economia, scienze motorie e sportive, religione e attività alternative. Poi, nello specifico, le materie dell'area di indirizzo, scienze integrate, ecologia e pedologia, tecnologia dell'informazione e della comunicazione, laboratorio di scienze e tecnologie agrarie, laboratorio di biologia e di chimica applicata ai processi di trasformazione, agronomia del territorio agrario e forestale, tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche, economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale, gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e sociologia rurale, logistica e marketing dei prodotti agroalimentari, agricoltura sostenibile e biologica, selvicoltura, dendrometria e utilizzazioni forestali, assestamento forestale, gestione parchi, aree protette e fauna selvatica. Ti ricordo di visitare i siti dei singoli istituti, perché ogni istituto ha la possibilità di modificare in modo autonomo una percentuale dell'orario scolastico, approfondendo le discipline obbligatorie o attivando nuovi insegnamenti. Ma che cosa si impara in questo percorso? Ad individuare e applicare tecniche di coltivazione delle specie agrarie e forestali, a gestire sistemi di allevamento e acquacoltura, a progettare interventi nei boschi e foreste rispettando la natura, a collaborare nel controllo qualità dei prodotti del settore agroforestale, a realizzare e utilizzare carte tematiche per definire le caratteristiche ambientali di un territorio, a collaborare ad interventi per la prevenzione del degrado ambientale, per la conservazione dei parchi e delle aree protette e per la realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio. E ancora, ad aiutare nella gestione di progetti di valorizzazione energetica, ad operare nel rispetto della qualità ambientale, prevedendo interventi di miglioramento e di difesa delle situazioni a rischio, a collaborare con gli enti locali, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei produttori per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari e agrarie e di protezione idrogeologica, a prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di marketing. E dopo il diploma che cosa potrai fare? Potrai accedere a tutti i percorsi universitari o iscriverti ad un istituto di alta formazione artistica o musicale, frequentare un corso IFTS, ITS o di formazione professionale post-diploma, potrai inserirti nel settore dell'agricoltura, della pesca, della silvicoltura e delle produzioni alimentari, trovando impiego presso aziende e industrie agricole specializzate nella produzione, trasformazione e commercio,
In aziende che operano nella produzione di sementi, concimi, mangimi, in consorzi agrari e associazioni di categoria, presso studi tecnici che si occupano di progettare interventi di ripristino delle aree degradate e a rischio ambientale e interventi di ingegneria naturalistica. Con l'esperienza potrai intraprendere la conduzione in proprio di un'azienda agricola o zootecnica. Previo concorso pubblico potrai lavorare presso enti pubblici, regione, ente parchi o riserve naturali. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato. Iscriviti al mio canale per essere sempre aggiornata e aggiornato. Visita il blog cliccando il link nella descrizione. Segui Sento che Posso su Facebook, Instagram, Twitter, dove ogni giorno posto contenuti sul metodo di studio, sull'apprendimento, sull'imparare ad imparare, sull'orientamento e sui rapporti scuola-famiglia. Io sono Doriana Bertolotto, formatrice, orientatrice, esperta di processi di apprendimento e ideatrice di Sento che Posso. Continua a seguirmi. Ciao!